Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Continuiamo il nostro iter di consultazioni, di confronto con i vari eletti in Parlamento dopo la tornata politica del 25 di settembre. Abbiamo con noi oggi Irene Manzi del Partito Democratico. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno Manzi, allora facciamo una brevissima presentazione, 45 anni, laureata in giurisprudenza, funzionario regionale, anche responsabile scuola, per questo la tecnica della scuola diciamo, sta seguendo un po', cercando di approfondire gli aspetti di tutti quanti gli esponenti dei vari partiti per quanto concerne appunto l'istruzione e la cultura e la formazione delle nuove generazioni. Manzi, lei è stata eletta a Macerata come deputata appunto nella nuova legislatura. Però non è una novità, lei già nel 2013 ha fatto parte del Parlamento, vero? Sì, dal 2013 al 2018, proprio in commissione scuola e cultura, tra l'altro. Bene, quindi e questo a noi interessa, quindi è forte di un'esperienza di un'intera legislatura. Ecco, innanzitutto torniamo un attimo alle elezioni politiche. Il PD non ha diciamo, raggiunto la quota e le alleanze tali da poter probabilmente entrare in governo. Cos'è che non è andato, Manzi? Beh, è in corso la direzione nazionale del nostro partito e stiamo conducendo giustamente, come penso, un'analisi anche non autoassolutoria di quello che è accaduto. Il risultato, insomma, del 19%, insomma, arrotondato in qualche percentuale in più, certamente non ci soddisfa rispetto a quelle che erano le nostre proposte, le nostre ambizioni e anche il programma politico che avevamo preparato, predisposto, ragionato in questi mesi che hanno anticipato la scadenza elettorale. Certamente è una scadenza elettorale a cui si pensava di arrivare in un altro tempo, nel senso che non, ovviamente senza la crisi anticipata del governo Draghi, con alleanze più ampie che purtroppo penso al campo largo non si sono potute anche realizzare nei fatti, poi per appunto quella scelta sbagliata, secondo me, anche del Movimento 5 Stelle di sottrarsi al sostegno indirettamente, al sostegno al governo e anche la scelta poi del terzo polo che non ha stracciato, comunque di Calenda, che ha stracciato l'accordo sottoscritto con il Partito Democratico. Penso che non siamo stati efficacemente o in grado di trasmettere quelle che sono state le nostre idee, la nostra proposta di cambiamento anche di tanti aspetti della società, un programma che si fondava sulla scuola, tra l'altro, che si fondava sull'ambientalismo, sul tema dei diritti sociali e civili insieme. La campagna elettorale non, insomma, non siamo stati forse sufficientemente capaci di dimostrarci, insomma, in grado di convincere gli elettori della Certo, efficacia delle nostre proposte. una delle critiche più frequenti negli ultimi giorni al Partito Democratico è che non sarebbe più in grado di entrare nei territori, cogliere da vicino le esigenze dei cittadini, co cosa che fino a qualche decennio fa invece caratterizzava la sinistra, in passato l'Ulivo, il vecchio insomma, partito anche comunista che si può associare in qualche modo alla vostra area politica. Da questo punto di vista, cosa Ma insomma, io direi che è una critica che sento anch'io, che ho sentito in campagna elettorale. Diciamo che la accolgo al 60%, sicuramente, e le spiego il perché ho qualche riserva su quel 40%, nel senso che la politica, io sono stata eletta nelle Marche, la regione dove vivo, dove ho fatto politica anche quando non sono stata parlamentare, sono tornata al mio lavoro dopo il 2018 e non voglio centrare solo sulla mia esperienza personale, ma vedo anche l'esperienza di tanti militanti, di tanti rappresentanti anche del Partito Democratico che la politica la fanno
costantemente e quotidianamente anche al di là delle scadenze degli appuntamenti elettorali. Certamente c'è forse una sensazione di scollamento tra quello che è un gruppo dirigente e i cittadini anche non coinvolti direttamente nella vita politica, però il Partito Democratico continua ancora. Per fortuna, tra l'altro, perché è quello che dà anche un senso alla rappresentanza poi istituzionale e politica, continua a vivere anche nei dibattiti, nella vita che fa quotidianamente con i suoi militanti, con i suoi iscritti, con i suoi gruppi dirigenti anche locali. Certo, Quindi, certo. Quindi diciamo che c'è qualcosa però da affinare da questo punto di vista, in previsione assolutamente. anche di scadenze elettorali. Mi sembra che insomma l'anno prossimo ci saranno già alcune regionali, se non erro. Prossimo anno ci saranno sicuramente le regionali nel Lazio, ci saranno appuntamenti amministrativi, quindi la tornata delle elezioni amministrative che non ci potrà cogliere ovviamente impreparati. Preparati. Devo Senta, dire sì, prego. che mi convince il percorso anche, insomma, definito nei tempi, ma cadenzato che il segretario ha. Con onestà, devo dire, senza farsi sconti, ha proposto il segretario Letta, ha proposto proprio in queste ore e nei giorni passati, proprio per cercare di far sì che sia più ampio possibile anche il confronto su cosa vogliamo essere poi come partito e quali idee e che visione politica vogliamo rappresentare sicuramente nella società. Secondo lei sicuramente ci sarà un cambio alla segreteria? Perché Letta ha subito dichiarato, insomma, di fare un passo indietro. Letta lo ha confermato, tra l'altro, proprio nel corso della direzione nazionale, che lui accompagnerà il percorso costituente barra congressuale, perché andranno, ovviamente si avvieranno di pari passo, ma non si ricandiderà. E devo dire che ha dato anche un indirizzo importante anche sul tema del rinnovo che non deve, della classe dirigente, che mi rendo conto spesso pratichiamo a parole, ma meno quindi nelle affermazioni generali, ma meno nei fatti. Penso che la cesura, il cambio di prospettiva e di quadro politico che le elezioni di settembre ci hanno affidato, perché è veramente un cambio sostanziale, beh, impone anche questo tipo di salto generazionale, Certo, ma verso il futuro. lei su Letta che giudizio ha? Poteva gestire meglio questa fase che ha portato poi alle elezioni oppure tutto sommato, come molti pensano, ha comunque portato avanti la preparazione e quindi delle elezioni, la campagna elettorale al meglio? Io mi ricordo, lo citavo poco fa, proprio in una assemblea dei nostri organismi locali qualche giorno fa, il Partito Democratico ha richiamato realmente in servizio Enrico Letta in uno dei suoi momenti più drammatici, dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. E in questo anno il segretario ha portato avanti un percorso anche di rafforzamento, di riapertura anche del Partito Democratico ad altre forze politiche. L'idea del campo largo l'ha portata avanti concretamente, basta guardare alle amministrative di primavera, in cui tra l'altro il PD aveva anche un ruolo importante e ha, insomma, è riuscita ad affermare la vittoria, di arrivare alla vittoria anche in comuni non guidati dal centro-sinistra fino a quel momento. Per cui penso che oggettivamente abbia dato veramente. Sono stati sicuramente forse degli errori nella campagna elettorale, ma quello che dicevo rispetto alla costruzione del campo largo anche all'inizio del mio intervento è reale, nel senso che quegli eventi, la sottrazione dei 5 Stelle dal governo Draghi, il venir meno anche dell'ipotesi di alleanza con Calenda, perché è stato Calenda dopo aver, insomma, consumato questo bacio a beneficio delle telecamere, a tirarsi indietro, beh, il quadro politico lo hanno cambiato e non, insomma, per colpa di Enrico Sì, Letta, lo hanno cambiato certo, è in chiaro, il generale. PD si è ritrovato solo e non si potevano fare miracoli. Allora, andiamo al futuro. Cosa vi aspettate da questo governo di centrodestra, che è una new entry, se vogliamo anche assoluta, anche e soprattutto con questa composizione massiccia e con una percentuale di consenso anche importante? Ecco, c'è qualcosa che
vi preoccupa e in particolare sulla scuola? Ecco, andiamo un po' sulla scuola che tra l'altro già è stato detto uno degli argomenti principe e su cui il Partito Democratico ha puntato sin dall'inizio della campagna elettorale. Per noi la scuola, tra l'altro, resta in questo caso quel programma che è stato frutto, tra l'altro, di un percorso di condivisione anche importante, resta una stella polare che ci deve orientare anche, ovviamente, entrando poi nell'attività parlamentare anche nei mesi successivi. Certamente ci sono state delle promesse che l'alleanza, la coalizione di centrodestra ha fatto, di destra ha fatto nel corso della campagna elettorale. Tra l'altro era un tema anche nostro, penso alla questione della retribuzione degli insegnanti, penso al tema, l'urgenza principale in questo momento è anche quella finalmente del rinnovo del contratto, su cui il nuovo governo del contratto appunto della scuola, su cui il nuovo governo dovrà misurarsi direttamente e mi auguro che lo faccia, siamo già molto in ritardo, quindi non mi auguro che lo faccia appunto avendo appreso anche degli impegni significativi in questo senso, lo faccia con l'urgenza e con la rapidità che è necessaria. E poi c'è il tema degli obiettivi di PNRR che devono ancora essere attuati, tra l'altro, rispetto alla scuola, penso al tema dell'orientamento, quindi alla riforma dell'orientamento, penso ci sono anche provvedimenti delegati, tra l'altro, attuativi delle norme che Ma sono state approvate. la interrompo. PNRR, nell'ultimo periodo c'è stata un po' una virata, anche un po' una forzatura da parte del governo e del ministro. Mi riferisco in particolare alla formazione degli insegnanti e al docente cosiddetto esperto. C'è stata poi una modifica all'ultimo momento degli emendamenti approvati. Ecco, da questo punto di vista cosa possiamo dire? Il Partito Democratico a questo punto, diciamo, al 99% sarà l'opposizione. Su cosa spingerà per un PNRR e in particolare quello della scuola che prevede importanti modifiche anche, ripeto, sul fronte della formazione permanente in itinere dei docenti, appunto prevede che cosa, quale sarà la vostra, diciamo, spinta a confermare quel modello o a modificarlo? Diciamo, rispetto al docente esperto, siamo stati sin da subito i primi, tra l'altro, a fare una battaglia politica che ha portato a delle modifiche parziali, mi rendo conto perché non siamo neanche noi soddisfatti dell'esito finale anche del provvedimento dopo le modifiche, ma con dei riconoscimenti importanti al ruolo della contrattazione collettiva che non c'erano nel testo iniziale. Però più in generale il dibattito durante la campagna elettorale ha riguardato il rinegoziare, il rivedere il PNRR, lo sintetizzo. Noi pensiamo che sia fondamentale attuarlo e attuarlo, per esempio, in quelle parti che riguardano il reclutamento entro il 2024 di 70.000 docenti, quindi il mettere in campo anche, e con tempi rapidi, perché ormai siamo alla fine di fatto del 2022 e ci saranno da bandire ad adottare concorsi con, tra l'altro, il nuovo sistema. Ci sono temi importanti, tra l'altro, su cui noi avevamo posto la questione anche della riorganizzazione del sistema scolastico, una battaglia che la destra a parole almeno ha fatto, è un obiettivo di PNRR, tra l'altro, riguarda proprio il numero degli studenti per classe. Da una parte si polarizza verso la questione sembra, è un termine infelice quello delle classi pollaio, ma delle classi troppo numerose, diciamo, piuttosto che nelle aree interne. Vengo da una regione che ha insomma, dei grossi problemi e non è l'unica rispetto a questo, invece con classi troppo poco numerose per essere costituite. Molto spesso la destra, appunto, anche nella fase in cui era all'opposizione, ha lamentato questo tipo di situazioni. Penso che adesso, anche perché ci si collega proprio uno degli obiettivi di PNRR, sarà importante vigilare su questo e sarà una battaglia su cui appunto noi ci saremo e vedremo poi come questi obiettivi verranno attuati. Però dovranno essere attuati anche perché si collegano a risorse significative, a scadenze anche temporali, in gran parte proprio alla scadenza del 2022. Quindi
Vedremo come si collegherà questo con la questione. Comunque siete, diciamo, non per con quelli che sostengono che il PNRR è immutabile e immodificabile, diciamo che dei cambi in corsa possono attuarsi. Ma diciamo cambi in corsa, insomma, ci dà compatibilmente, però certo, mi sembra un po' quando si parla spesso del cambiare in corsa il PNRR, come si è detto in campagna elettorale da parte di qualcuno, un po' un buttare la palla in tribuna, quindi certo, allontanare i temi. Abbiamo un PNRR da attuare, noi siamo perché questo venga attuato, magari su alcune misure che ancora sono state, penso al tema della dispersione scolastica, dei divari territoriali, per esempio, un obiettivo in cui una parte delle risorse già è stata stanziata e a favore delle scuole e un'altra parte deve ancora essere destinata. Magari favorire, però nell'ambito dell'obiettivo che è già fissato, favorire un coinvolgimento maggiore dal basso delle realtà, ma è un termine più procedurale se vogliamo, che rispetto all'obiettivo, alla modalità di attuazione, ma non riguardo all'obiettivo in sé. Bene, bene, grazie Irene Manzi del Partito Democratico, grazie per la sua disponibilità e per questa intervista alla Tecnica della Scuola.